Il monologo, ragazzi, scusate, molto difficile andare avanti così. Abbasso gli alert, abbasso i blurp e parto con il monologo. Allora, ragazzi, siamo al 21 luglio, ancora con Lefè e Ryan. Portiere svincolato dalla ZA Alkmaar, centrocampista dal Rennes. Servono almeno altri 7 giocatori, da quello che fa sapere anche la dirigenza. E rispetto all'anno scorso, la Roma perde 12 giocatori. Per carità di Dio, qualcuno era esubero, però alla fine abbiamo fatto i conti che una decina li perde. Stiamo in un ritardo epocale, l'avevo detto. Era l'ultima settimana dove io mi aspettavo due ufficialità da parte della Roma in questa settimana, e invece ci troviamo ancora così. E adesso giustamente in tanti sono avvelenati, io in primis, anche perché leggo un messaggio della società a tutti voi qualche settimana fa, dove mi diceva e diceva ai tifosi di stare tranquilli, che stanno lavorando, non vedono quale sia la preoccupazione, non vedono la perché bisogna avere fiducia, lavorano tanto per fare la squadra in campo, per fare la società fuori dal campo. Bene, però poi dopo nella vita le parole le portano via il vento e contano i fatti. I fatti è che stiamo in un ritardo incredibile. I fatti è che vengono accostati alla Roma giocatori di basso livello o giocatori troppo, diciamo, anche futuribili. Io volevo un mercato dove si ripartiva dai cartellini, dai giovani, perché volevo quello. Però su tre ruoli non si deve, perché ancora dico, non si deve sbagliare, e non si poteva sbagliare. Il terzino destro, che doveva essere il primo ruolo, visto che c'è una mancanza da anni, anni, anni nel ruolo del terzino destro, e serve proprio qualità. E perciò io mi aspettavo là il primo colpo. E invece ancora niente. Notizia di calciomercato: ieri, parlando con Galopera in diretta Instagram, Assignon è il giocatore, diciamo, ormai prescelto da parte della Roma per il ruolo del terzino destro. Un accordo totale con il calciatore, anche con il club il Rennes, e la Roma adesso aspetta l'uscita di Kasdorp. A me mi sembra una follia, ma che cazzo c'entra uscita de Gasdo? Poi hai deciso di mettere al giardino, prima prendi il terzino destro e poi vendi o regali Gasdo, visto che hai deciso di mettere al giardino. Per quanto riguarda l'altro ruolo fondamentale, che diciamo da anni, 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 era il centrocampista box to box, ad oggi nomi sui giornali zero, nomi che circolano anche a me zero sul centrocampista, incomincio ad avere anche dubbi che la Roma possa fare il centrocampista box to box. Per quanto riguarda l'esterno offensivo, serviva l'esterno offensivo alla Chiesa, lo dicevamo tutti, no? Quello con lo strappo, con la gamba. A febbraio, fine febbraio, Daniele Rossi incomincia a parlare con Chiesa fino a giugno. Arriviamo all'ultimo e Chiesa ci dice che non vuole venire alla Roma. La Roma che fa? La Roma che fa? La Roma cambia obiettivo, ma non è che cambia obiettivo e va su uno con altre caratteristiche di Chiesa di quel livello. No, va su un giocatore sempre della Juventus con altre caratteristiche che comunque avevamo già in rosa. Poi è vero che a me piace l'idea di spostare Dybala centravanti, e
e che comunque Baldanzi abbiamo visto non è ancora pronto subito per fare magari il titolare da Roma. Va bene, a me piace il giocatore Sulè, però non era il giocatore che serviva in quel momento là. Perciò se brancola un po' nel buio, se va un po' così e se va su Sulè. Sulè però manca qualche milioncino, qualche cosa, comunque parte per la Germania, c'è l'accordo totale col calciatore. La Roma ha preso questo modo operandi di fare prima l'accordo col calciatore e poi col club, l'abbiamo visto con l'UEFA e poi alla fine si è trovato a fare, diciamo, si è trovata alla fine a dare i soldi che chiedeva il Ren, e che vedrete che la Roma accontenterà quasi tutto quello che voleva la Juventus, perché purtroppo tu sei partito tardi. La Roma perde Thiago Pinto, il direttore sportivo, a inizio febbraio, e ci troviamo a fare un nuovo DS a inizio giugno perché era legato a una nuova società. La Roma perde una marea di tempo. In quel tempo c'era Mazzara, c'era Burdizzo che voleva Daniele De Rossi, ma io capisco Burdizzo, no, magari esperienza del qua del là, magari troppo amico di De Rossi, ma c'era un DS esperto che ha vinto lo scudetto con il Milan, Federic Mazzara. Si decide di non prendere perché è troppo amico di De Rossi, perché magari lo dice De Rossi di non prenderlo. Oppure perché Federica Mazzara era legata alla vecchia gestione. Allora Lina comunque propone Modestò, un suo amico, ragazzi, lo sanno tutti, Modesto non viene, ma Lina lo aveva proposto. I Friedkin decidono di affidarsi di nuovo all'intelligenza artificiale di Charles de Gaulle. Ok? E si affida a questa intelligenza artificiale, esce fuori Ghisolfi, grande scout, ma non DS. Infatti la Roma prenderà anche un DS ricchio per comunque fare la burocrazia. Questo DS si ritrova a giugno a lavorare, e a lavorare a giugno diventa difficile perché poi devi fare i piani A, B, C, D, e avete visto per Chiesa che non c'era un piano B. E in questo momento Daniele De Rossi lo sa che è in ritardo, anche lui smania come noi, anche perché è tifoso della Roma. Come noi, intanto ringrazio Coccodrillo 16 che si è abbonato per il sesto mese a Prime, grazie anche Flavio Andrea che si è abbonato per 2 mesi, grazie mille, bello mio a Prime, grazie mille. E che cosa succede? Succede adesso che i tifosi sono tutti incazzati, in tanti fanno il giochetto di dire ci aveva ragione Mourinho e perché De Rossi se deve dimettere. E io invece vi dico il contrario. No, innanzitutto Mourinho non c'ha mai ragione. Partiamo dal presupposto che a Mourinho gli sono stati spesi 91 milioni di euro il primo anno. Partiamo dal presupposto che il secondo anno sono stati presi nomi dal calibro di Matic, Dybala, Wijnaldum, Belotti che era un nome, Celik che era comunque un mezzo nome, un terzino destro quando è arrivato e tutto quanto. Lo scorso anno si prende un altro grande top nome, vedete quello che stanno a fare a Napoli per Lukaku. La Roma è vero che non spende dei cartellini, ma fidatevi, spende sia di ingaggi che di commissioni. La Roma è per tanti anni il terzo monte ingaggi con il secondo allenatore più pagato della Serie A, José Mourinho, per ottenere sempre il sesto posto, sempre con i 63 punti. C'è stata la fortuna di questa società e anche di José Mourinho che prima di Mourinho la Roma arriva a settima in campionato e la UEFA
crea la Conference League, una competizione mai fatta prima da nessuno, perché era la prima volta, una competizione che vede i settimi posti di tutti i club, i top club europei, e poi le terze classificate scendevano giù dei gironi d'Europa League. La Roma, grazie a Mourinho, in quel mercato comunque riesce a vincere una Conference League che doveva essere solo un punto di partenza per poter centrare poi la Champions League gli anni dopo. E invece la Roma con Mourinho non c'entra mai la Champions League, cerca l'utopia, la monetina dell'Europa League, che quasi quasi gli riusciva anche grazie alla bravura e l'esperienza di Mourinho nelle coppe, e grazie anche a un calendario che benevolo, che ci ha portato fino alla finale. Poi nella finale all'arbitro, sì, ok, però se fossi stata l'Atalanta sicuramente l'avresti, l'Atalanta va in finale e arbitro non arbitro prende e massacra il Bayer Leverkusen, che è 5 volte il Siviglia che avevi incontrato, Siviglia che quest'anno poi ha lottato per la Serie B. Chi rompe il cazzo ancora con Mourinho, ricordo che Mourinho è andato a allenare al Fenerbahce. Ricordo che la gestione Mourinho e Thiago Pinto fa sì che ci siano rinnovi e importanza a giocatori che non mi fate elencare, sempre che da quando ci stanno quei giocatori lì e con quella importanza è iniziata la mediocrità della Roma. Mourinho e Thiago Pinto sono quelli che lasciano le macerie alla Roma e fanno in questo momento fare 10, 9, 10 acquisti alla Roma, perché non si è creato patrimonio, non si è creato valore, hanno preso giocatori magari di nome pagandoli il sacco dei soldi, ma che poi non hanno reso un campo, oppure hanno preso gente avanti con l'età, e la Roma oggi si trova a ricostruire. È facile a dire Daniele De Rossi, dimettiti. Io invece, che ho saputo delle cose, vi devo dire una cosa: io spero invece che Daniele rimanga, e qui dobbiamo tutti combattere insieme a Daniele, che là dentro è l'unico vero tifoso da Roma come noi, perché non è tifoso da Roma Lina, non sono tifosi della Roma Ryan e Dan, non è tifoso della Roma Ghisolfi, che secondo me con Daniele De Rossi è il meno responsabile, anzi non è proprio responsabile di questa situazione. E Daniele De Rossi, ragazzi, mettetevi nei panni di Daniele De Rossi, tifoso della Roma da bambino, bandiera, gli dicono di allenare la Roma, magari gli fanno anche delle promesse, e cosa fai te? Non alleni la tua squadra del cuore, non cerchi di cambiare le cose che andavano male, e non cerchi di migliorarle, secondo voi? Io credo che Daniele De Rossi voglia proprio cambiare questa situazione e migliorarla. La cosa che mi fa paura è che mi dicono che ci siano contrapposizioni a Trigoria, e c'è chi vuole fare il bello e il cattivo tempo. Il cambiamento andava fatto, ma andava fatto anche per steppe e per gradi, perché poi, occhio, perché poi il grande cambiamento tante volte non porta manco a risultati. Ci vogliono dei step, non si può passare da tutto a niente, su tutte le cose. Bisognava andare per gradi. Io mi sento rappresentato da Daniele De Rossi, e secondo me lui è la mia garanzia a Trigoria, e anche la mia speranza, sono sicuro ormai, non ci faccio la bocca, che la Roma possa lottare, no, andare, lottare per la Champions League, ma sono sicuro che almeno con lui vedrò un bel calcio, belle partite e tutto quanto, e cercheremo di ricostruire. Io me la prendo invece con la proprietà, me la prendo con Lina Soluku, me la prendo con la proprietà,
che manca di rispetto ai tifosi della Roma, non parlando, non dichiarando il progetto, che, ripeto, al tifoso da Roma non gli serve vincere. Il tifoso da Roma fa 38.000 abbonamenti senza aver preso un giocatore e senza sapere quello che era la Roma il prossimo anno, lo fa a prescindere. Però il tifoso da Roma non va preso per il culo, non vanno fatti slogan, non se può spiegare, daje, e o stemma e tutte queste cazzate qua. Il tifoso da Roma basta andare in conferenza stampa e spiegare il progetto giovani, progetto di ragazzi, il prossimo anno si proverà a ricostruire, a creare una base per il futuro, i prossimi anni, cercando di fare un calcio positivo. Poi vediamo quello che succede. Tutti vicino all'allenatore. Invece, non parla nessuno, non si parla dopo aver preso il DS, non si parla dopo aver rinnovato l'allenatore. Questa è una situazione che è vergognosa, vergognosa da parte di una proprietà che forse ancora non ha capito bene i tifosi della Roma. C'è bisogno di sicurezza e di certezza. In questo momento io ce l'ho solo in Daniele, che è l'unica persona di calcio vera a Trigoria e che me lo ha dimostrato, che è di calcio vera a Trigoria e che è della Roma vera. Perciò io rimango con Daniele De Rossi, ma incomincerò a contestare aspramente questa società, a contestare, a dire la mia su questa società, perché io in 4 anni credo che sono stato sempre con questa società, perché ho visto che avevano messo tanti soldi, l'ho sempre detto. Perciò quando voi mettete i soldi e avete messo la passione, l'impegno, ok. Però dopo 4 anni l'ho detto, non mi bastava più l'impegno, la passione. Vedrete che la Roma spenderà uguali i soldi, anche se dobbiamo dire che dimezzando gli ingaggi la Roma ha risparmiato almeno 40 milioni di euro e poi già venduta War. Ma vedrete che i soldi loro li metteranno lo stesso. Ma a me serve competenza, serviva competenza, quella che non vedo. Quella che non vedo, ma non da parte dei Ghisolfi, da parte loro, come strategie. Dai primi di febbraio la Roma non ha più un DS e si presenta ai primi di giugno, e tutti quanti avevamo perplessità, ma almeno speravamo che Ghisolfi era qualche mese che lavorava come DS della Roma. Invece non era così, ragazzi. Qui si va Ennesiri, David, si va ancora su quello. A Roma ancora non ha le idee chiare su se deve far centravanti, se deve far centrocampista, sulle ali. Ieri vi posso dire che Chiesa veramente credo che ormai sia un'utopia, anche perché a Roma sta cercando altri giocatori con quelle caratteristiche. Ieri abbiamo parlato sempre con Galopera di Sulemane, abbiamo parlato di un attaccante belga dell'Anversa, e perciò è questa qua la situazione, è questa. Al 22 luglio, secondo me, non è accettabile. E al 21 luglio io non voglio passare una stagione a essere preso per culo dai tifosi delle altre squadre. Non voglio litigare con i tifosi della mia squadra, perché poi quando le cose non vanno bene c'è sempre malumore, si litiga, perché poi quello c'ha un pensiero, vedi Mourinho, vedi De Rossi, e se continua così. Invece di avere i coglioni sotto, oh, presidenti, invece di mettere i coglioni sotto, invece di fare quelle pagliacciate quando prendete aerei e li portate giù, invece di mettere i coglioni sotto e reagire anche alle provocazioni di Mourinho, che vi dicono che siete una società da sesto posto, no?
e fare la squadra con le tempistiche, con la forza proprio quest'anno, voi invece proprio da una parte è entrato e da una parte è uscito. Avete pensato a comprare l'Everton, poi l'Everton non l'avete comprata. Intanto ci troviamo al 22 luglio, a 10 giorni dal ritiro in Inghilterra e a 27 giorni dall'inizio del campionato. Domani ci sarà un amichevole a Kosic, che chiamarla amichevole della Roma è una presa per il culo. Io credo che è un amichevole della primavera della Roma, che qualche esubero è andato ad aiutarla e qualche calciatore è andato ad aiutarla, ma l'amichevole è della primavera. È una cosa vergognosa. Ho aspettato, tante volte mi dite tagliare, ma te avevi detto di qua e di là. Ragazzi, a me, io vi riporto quello che mi dicono. Sicuramente sul controcalcio, ragazzi, io non gli do vinta ai tifosi dell'altra squadra, non mi voglio far vedere la mia sofferenza, il mio dolore o la mia cosa. È normale che io vado là e gli dico vedrete, faccio del qua, del là, ma davanti a loro non è che mi sminuisco la Roma o me la faccio trattare da pezza dei piedi da altri tifosi d'altre squadre. Non me lo faccio fare, perché per me comunque io so già de mio un tipo competitivo, so de mio un tipo permaloso e perciò io competitivo e non puzzarolo, sono puzzarolo fino all'ennesima potenza, perciò io non ammetto che mi venga presa per il culo la squadra o che comunque qualcuno parli male della Roma, come il discorso di io a mio figlio gli strillo io. Se a mio figlio strilla qualcun altro, a me mi dà fastidio. È una cosa che proprio mi dà fastidio che lo fa qualcun altro, lo devo fare io. Cioè, se lo faccio io sono padre, ok, io voglio bene a mio figlio o so io. Ma non ti permettete a te strillare a mio figlio, ho torto o ragione che sia. Questo almeno è il mio pensiero. Perciò adesso non è che se mi prendono sulle. Dopodomani cambio perché Sule non te fa la squadra. E per cambiare ci deve essere un mercato da qui a fine agosto fatto di gente forte, importante proprio. E allora si può cambiare. Ma non è che se mi prendi Sule, Assignon e tutto quanto, io posso cambiare. Non posso cambiare. Ormai secondo me, la presidenza Friedkin ha finito, deve cedere la Roma perché non la può tenere più ad alto livello avendo sbagliato il progetto sportivo da 4 anni. L'impegno è stato messo, purtroppo un club come la Roma se non va in Champions da 6 anni diventa un danno irreparabile. Quando Dajale si incazzava, diceva Champions League, Champions League, Champions League, Champions League, Champions League, era per questo motivo. E infatti alla fine, ragazzi, abbiamo visto che dai e dai e dai e dai e dai e dai e i cipolle si sono fatte aie e ci deve essere stato per forza e il ridimensionamento, ragazzi, è dovuto per forza partire, ma non ridimensionamento sportivo a livello, perché poi, ragazzi, fa peggio del sesto posto a 63 punti, è difficile, quello già era un ridimensionamento. Ma un ridimensionamento a livello di montaggio, poi cioè, la Roma stanno fa 70 punti e fa meglio della Roma dell'altro anno, ma a livello di montaggio mi sembra evidente, ragazzi, stanno tagliando il montaggio del 40%, era evidente, quando tu tieni una Roma con il secondo allenatore più pagato, il terzo montaggio per svariati anni non entrando in Champions, devi fare per forza questa politica qui. E questa politica qui si fa non per colpa dei tifosi da Roma, si fa per colpa vostra, perché i tifosi da Roma hanno fatto quello che devono fare tutto quello che potevano fare, tutti i sold out, cosa mai capitata tranne gli anni dello scudetto, dopo lo scudetto, ci ha avuto la dispensa papale sta società. Tutti i sold out, più di così non potevano fare i tifosi. Il problema è che voi avete sbagliato il progetto sportivo, avete sbagliato, avete buttato soldi su soldi e adesso ci ritroviamo dopo 4 anni
a ricostruire dalle macerie, ma io lo ripeto per l'ennesima volta, l'accetto la ricostruzione dalle macerie. L'accetto. Perché se voi mi parlate con la lealtà e l'onestà, a me vince, non vince pure Star Trek, a me non mi cambia niente. A me non mi cambia niente. Un anno più, un anno meno, mi pare, mi sembra che vinciamo tutti l'anni, che dico, so a Juventus, so 4 anni e vinco, so quest'anno devo vincere. Non mi interessa, a me mi interessa la lealtà, a me mi interessa che non mi prendete per il culo, a me mi interessa che ci mettete la faccia, a me mi interessa che venite davanti ai microfoni in una conferenza stampa e dite ai tifosi a Roma, scusate il ritardo, scusate abbiamo avuto problemi, stateci vicino, stiamo ricostruendo, state vicino all'allenatore. Questa è un'annata un po' particolare, ci saranno i giovani, dobbiamo dargli supporto. Abbiamo sbagliato in passato, ma vogliamo fare questo, questo e quest'altro. E invece no. E invece l'arroganza, la maleducazione. Perché questa è, sta sfociando in maleducazione sto modo di non comunicare. Perché prima... Se fa, se quando uno dice non parlo, io parlo coi fatti. Ma se non ci stanno i fatti, ci devono stare parole. E invece adesso ci troviamo senza fatti e senza parole. Se parla della società in vendita da tutte le parti, società non c'è sta un cazzo di cazzo. I presidenti non parlano, ok, me sta bene. Ma pagheranno qualcuno a Trigoria che parla sì o no? Oppure devo sentire Lina Soluco che parla solo col Corriere dello Sport o con gli arabi? Ghisolfi abbiamo deciso che è un'altra persona che non deve parlare, ok? L'allenatore della Roma. Stiamo al 22 luglio, hanno parlato tutti gli allenatori 3-4 volte, l'allenatore della Roma ancora non l'abbiamo sentito. Ma che ci abbiamo paura che può scappare qualcosa di malumore che va contro la società? Tante volte? Quando organizziamo una conferenza stampa? Ma che è sta spocchia? Ma che è? Ma che ne sapete voi da Roma? Ma che ne sapete voi del tifoso da Roma? Del sentimento stiamo... È domenica pomeriggio, 21 luglio, siamo 1537 persone live su Twitch, così, senza notizie, con nulla. Solo perché stiamo così tutti quanti addolorati, affranti, tutti quanti che stiamo così. Perché vediamo che a Roma in questo momento è trattata come una persa da piedi. Ma non c'avete una rivalsa dentro di voi, presidenti? Presidenti? Non c'avete una rivalsa dentro di voi? Un qualcosa che ve bolle dentro? C'avete i soldi? Siete pieni di soldi? Lo sappiamo tutti che siete pieni di soldi. Lo sapete tutti. Ma un po' di rivalsa. Cominciate a farci sta zitti. Cominciate a fa quello che dovete fare. È una situazione che io non pensavo di potermi trovare al 21 luglio. Chiedo scusa se qualche volta illuso qualcuno, ma vi giuro su Dio, il messaggio intanto gliel'ho fatto anche leggere, perciò arriva dai vertici societari quando mi dicono tranquilli, calmi. Vogliamo fare, fateci lavorare, stiamo lavorando tanto, non vedo preoccupazione. E invece vedo di la verità è che la preoccupazione io la vedo pure tanta, tanta, tanta. Perché al 22, al 21, 22 luglio sta la seconda amichevole fatta con la primavera. Con la primavera. Con la primavera, giocatori della nazionale italiana arrivati in più ritardo di tutte le altre squadre. Giocatore più forte della Roma parte per 5 giorni in bar matrimonio. Ok, anzi, grazie a Paolo Dybala
che rinuncia a 5 giorni per il matrimonio, perché sennò potevano essere 10. E siamo alla seconda amichevole che l'allenatore prova in campo i giocatori della primavera. Vergogna, vergogna, vergogna. Vergogna. Fatevi un esame di coscienza, oltretutto non pensate che il tifoso da Roma è sempre così, sti cazzi, quelli da buona, non vanno sempre allo stadio e tutto altro, oggi ci vanno a prescindere per la maglia, ma poi vi pensate che gli striscioni già vanno tirati fuori, che critiche, che contestazioni ancora non avete presi, ma stanno l'aria è quella, l'aria è quella, allo stadio, de fuori allo stadio, l'aria è quella, sempre date una svegliata, Perché qua io me la ricordo a Roma de una volta, a Roma de una volta e contestazioni vere. Qui ormai c'è sta, c'è, c'è, è nata una sorta di cosa, ma secondo me è finita la dispensa papale. È terminata. È terminata. È finito tutto. Lo capite sì o no? Che sta andando non andà contro ai contestazioni quelle serie poi vedete de fa qualcosa, vedete di anticipate, lavorate, siete partiti tardi, non potete fare le trattative lunghe, dovete avere piano A, B, C o D. La Juventus vuole 30 30. Non puoi fare 26, 27 o 28, non te lo puoi permettere. Perché sei partito in ritardo, perciò tira fuori sto cazzo del portafoglio e valla a prendere. Se no prendi e vai su un altro. Ma non si può consegnare la squadra ad agosto inoltrato, 10 giorni dalla partita dei Cagliari. Scorso anno non vi è bastato la partenza dello scorso anno. La Roma, voi credete che non va in Champions? La Roma solo per il finale di stagione? O non va in Champions perché pareggia casa Salernitana, perde a Verona e perde col Milan a casa? E prime giornate poi sono quelle che ti danno entusiasmo, partenza e tutto quanto. Voi pensate è facile, andare a Cagliari con Nicola, andare a vincere a Cagliari. Sono partite fuori casa, Cagliari è stato sempre un campo ostico per noi. Ostico. E se ci andiamo con queste premesse, e che ne so. Oltretutto che ci hanno messo il calendario, avete visto, no? A fine campionato, con Europa League di mezzo, la Coppa Italia, che cazzo di calendario ci hanno messo. Perciò, ragazzi, io adesso oggi vi farò chiamare, non potrò leggere i messaggi perché ve leggo qualcuno qua su Twitch perché ho rotto anche il computer. Purtroppo questo è e niente, andiamo avanti. Però da oggi, ragazzi, io ripeto, chi mi diceva no, tu sei filo societario, io non so filo societario per niente, forse non avete capito, io non ero filo Mourinho, non ero filo quello, finché Mourinho secondo me stava facendo le cose fatte bene, finché bisognava dargli tempo per lavorare bene. Quando ho visto che non stava facendo le cose bene, che il tempo era finito, ho cominciato a criticare Mourinho andando contro tutti. Quando c'è stato de criticare giocatori che l'ho fatto senza, perché per me sono professionisti. Ad oggi io i presidenti mai detto niente per l'impegno che avevano messo, ma adesso oltre l'impegno mi serviva anche la competenza e non c'è stata, perciò a me non è che mi devo coprire qualcuno, devo far filo societario. Filo societario lo fanno i giornali, ce n'è uno che si chiama il Lecchinista, ma Daiale sicuramente va avanti va sulla strada e vado avanti va gente che comunque gli fa piacere ascoltarmi e de certo non voglio fare favori a nessuno, non mi sono mai venduto e mai mi venderò, soprattutto per mettere dopo la Roma per me viene io inizio a fare comunicazione proprio per cambiare un po' la comunicazione che vedevo in giro, che ascoltavo il radio. Io sono uno che mi è sempre piaciuta tanto
ascoltare la comunicazione. L'ho sempre detto, a me forse piace più ascoltare la comunicazione della Roma che andare allo stadio. Pensate un po' che follia. Vivere la Roma tutto il giorno, io come la vivo io, e non solo i 90 minuti dello stadio. Ma e ho sempre detto, se inizio a fare sto lavoro, e fortunatamente ci sono riuscito, poi non a grande livello, magari a buon livello o magari a livello basso, ma credo che qualcuno mi ascolti. E ho sempre detto che io una cosa mi dovevo mettere proprio come ideale in testa, e mettere sempre davanti la Roma ai professionisti, alla società, al club che magari e può magari darti, che ne so, la notizia, la cosa, o il personaggio, qualsiasi cosa. Io devo mettere sempre la mia onestà intellettuale. Io conosco, diciamo, per via traverso anche, diciamo, la famiglia De Calafiori, quando c'è stato che Calafiori non giocava bene nella Roma perché magari era Pischello e le ragazze del qua e della. Ho attaccato anche Calafiori, ho attaccato tutti, ragazzi. Ho attaccato qualsiasi persona che se Nainggolan quando fumava e beveva, perché per me se Nainggolan fumava e beveva a 36 anni era ancora capitano da Roma, e io lo criticavo per quel motivo là, non in campo, che è stato uno dei centrocampisti più forti da Roma, perché per me devi rispettare i tifosi da Roma, rispettare la Roma lo devi fare in campo, che devi essere forte, ma anche nel professionismo fuori dal campo. Per me Pellegrini, ragazzi, se io Pellegrini lo vedevo forte, e chi lo avrebbe mai criticato? Se io a Mancini l'avessi visto un giocatore forte, chi l'avrebbe mai criticato? Io a Mancini dico che un giocatore come Pellegrini, come Cristante, serio, che si impegna, per carità, ma non è che vuol dire che se ti impegni sei da Roma, e vuol dire impegno mi sta bene, anzi mi sta bene più impegno che qualità, però ce devi avere tutte e due per giocare a Roma. De Bove, ho sempre detto anche De Bove. Bove, ragazzi, è un bravo ragazzo, tutto quanto, da Roma, però devi essere forte per giocare a Roma, perché per me sono tutti professionisti. Tutti professionisti. E siccome la Roma bisogna farla almeno competere, perché siamo la capitale d'Italia, perché siamo un bacino d'utenza impressionante, siamo il club con i tifosi più appassionati d'Italia, punto. Non c'è un club che ha tifosi appassionati come noi in Italia, non c'è un cazzo da fa. E allora che cosa succede? Succede che io, a me mi devi tenere al vertice, mi devi tenere competitivo. Poi ci può stare l'anno che finisce il ciclo e va male, ma no 6 anni, ma no 6 anni. No, 6 anni. 6 anni è inaccettabile. A punti in classifica, a posizione in classifica, questa presidenza è la peggiore della storia della Roma. E perciò questo, visto che giustamente per me avete cacciato un allenatore che vi sputava addosso, che aveva fatto 29 punti in 20 partite, che aveva perso i quarti di finale con la Lazio al derby, e aveva fatto un girone di Europa League arrivando secondo, scandaloso, con squadre di merda, giocando un calcio di merda, spumandovi addosso. Giusto cacciare via Mourinho come avete fatto, per carità di Dio, però là, cacciando via Mourinho, dovevate rilanciare il progetto, dovevate far vedere che la colpa era la sua e di Tiago Pinto e tutto quanto. Adesso che facciamo? Mettiamo Daniele De Rossi, e che è romano e romanista, e che è normale non ve può dire di no. È normale che a inizio carriera gli dà una panchina con la Roma, non può dire di no. Ma che facciamo adesso? Mettiamo lui come parafulmine. Prima c'era il parafulmine Mourinho, che era idolatrato dai tifosi, e allora qualsiasi cosa accadeva si perdeva. Comunque non succedeva niente, perché tanto c'era Mourinho. Basta che c'era Mourinho, i tifosi erano contenti. Ma adesso che volete? Che avete messo De Rossi e devono essere tutti contenti e soddisfatti perché c'è De Rossi, e
volete prendere e mettere il parafulmine De Rossi? No, no, sti giochetti andateli a fa in Texas. Sti giochetti andateli a fa in Texas. Adesso fate una riunione come si deve a Trigoria. E date il diktat e la sveglia e aprite i portafogli, non so come, il fair play, me ne frega un cazzo. E incominciate a far galoppare gli sorfi e incominciate a fargli arrivare i giocatori a Daniele De Rossi, perché quello vedo che si impegna in allenamento, fa da cose, tanti, si impegna, fa, si impegna, fa, si impegna, fa, cocchè. Cocchè, si impegna fa a che? Allenare i giocatori dalla primavera, consegnerà sicuramente una grande primavera all'allenatore della primavera, De Rossi. Oppure allena i giocatori per andare altre squadre, no? Che stanno in vendita. Ma gli la volemo fare sta squadra? Eh? Gli la volemo fare sì o no? Gli la volemo fare fa la squadra sì o no, presidenti? Perché se no, come ci siete venuti? Potete ritornare a Texas. Vi accontentate. A riprendete i soldi vostri. A Roma venitela. Perché a Roma voi la gestite. Ma a Roma non è vostra. A Roma è sempre di tifosi. Ricordatevelo sempre. Monologo terminato.